qui con mister Didu, tecnico del Palazzolo. Mister, a mio parere una prestazione dominante fino al 95esimo, dove secondo me manca soltanto il 2-0, poi appunto non arriva il 2-0, arriva il 95esimo su un grandissimo gol del pareggio della Varesina. Secondo me è dominante forse un po' troppo per quello che si è espresso in campo, perché secondo me possiamo fare molto meglio. Siamo partiti bene, abbiamo sbloccato la gara secondo me con leggere fratture, abbiamo gestito la fase di non possesso. Sapevamo che la Varesina è una squadra che per quattro giocatori offensivi, ha più di 200 campisti o comunque di parecchi giocatori offensivi, ha grande qualità, grande palleggio, l'abbiamo concesso, l'abbiamo sofferto un pochino, ma avevamo subito grandi occasioni da rete, quindi la partita era incanalata dalla nostra parte, anche magari concedendo appunto un po' di possesso, un po' di palleggio all'avversario. Peccato perché secondo me nel secondo tempo, quando hanno cambiato, sono passati di nuovo a 4 dietro, hanno avuto qualche situazione di campo aperto di duelli che 2 contro 2 dove vanno gestiti meglio, e hanno avuto l'occasione magari per raddoppiare, non ci siamo riusciti. Precisione nostra, sono quelle gare che poi ti rimangono la mano in bocca. Il gran gol finale secondo me nasce dalla situazione gestibile nostra prima, sulla torre, sulle spalle, sono cose troppo importanti, sono dettagli troppo importanti che fanno fare la differenza per come si va ad attaccare un giocatore che sappiamo che è destro, non bisogna concedere all'interno, quindi sono situazioni che al 95esimo capisco bene che è un momento della partita delicato, ma gestivo meglio, poi con la discussione che il tiro è stato un gran gol, magari tante volte non capita, però siamo di fronte a giocatori che hanno grandi qualità come la Varesina, può succedere anche che il tiro alla fine sopra il croce, bisogna purtroppo fare complimenti all'avversario perché ci ha tenuto fino alla fine, oggi manca un po' di rammarico, però non ci deve disturbare perché dobbiamo continuare il nostro percorso, sicuramente fa parte della crescita, queste sono partite che ti devono dare la carica perché non sono già vicino a un diciamo che così si può già fine partita, dobbiamo portarci a domenica a Castellanza. Assolutamente. Mister, grazie, analisi perfetta, grazie. E in bocca al lupo per la prossima. Grazie. Qui con mister Spilli, tecnico della Varesina. Mister, una partita su un campo molto difficile come quello del Palazzolo, riuscite con un punto molto importante, ci ha fatto all'ultimo respiro con un gran gol di Orignana Cruz. Sì, al di là del punto che chiaramente è importante, ma quello che voglio sottolineare è la prestazione, perché comunque è una squadra che ha avuto coraggio di venire a giocare. Peccato per l'errore che abbiamo fatto all'inizio, chiaramente ha un po' complicato tutte le situazioni, abbiamo perso un po' a testa per 10 minuti, poi invece piano piano siamo rientrati dentro al punto che per come siamo strutturati dobbiamo giocare sempre la palla. Abbiamo cominciato a buttare meno pallone, abbiamo cominciato a fare anche qualcosa di interessante e dopo chiaro che il colpo era l'ultimo minuto, è più bello e siamo più felici, però comunque la prestazione era stata sicuramente una prestazione importante. Ecco, questo pareggio si può trattare come una vittoria per come è arrivato e anche per la forza, soprattutto volontà mentale che avete mostrato andando a pareggiare all'ultimo secondo una partita che sembrava oramai appunto finita e che alla fine appunto riporta sì un punto, ma vi fa ripartire in una maniera importante perché comunque era uno scontro diretto. No, noi ci abbiamo creduto, noi fino all'ultimo secondo non abbiamo pensato che era finita, perché chiaramente stavamo costruendo, non abbiamo fatto grandissime occasioni da gol, però la palla arrivava facilmente al limite dell'area avversaria, quindi poi ci sta sempre un episodio, ci sta sempre una giocata di un giocatore importante. Io ne ho tanti di giocatori importanti davanti che hanno delle caratteristiche precise. È chiaro che se Orellana su quella palla lì lo serviamo alto non poteva fare quello che ha fatto, se facciamo arrivare la palla sui piedi l'ho spostato da quel lato lì perché so che lui è bravissimo a rientrare e a cercare quelle giocate lì. Poi è chiaro che qualche volta siamo stati più fortunati, domenica ha avuto la stessa occasione, non ha fatto gol, però in questo momento siamo a zero, ma anche l'Italia e Gaspari insomma fanno parte di un attacco che è il migliore del campionato, quindi sicuramente i meriti ce l'hanno anche loro. Assolutamente. Mister, complimenti e in bocca al lupo alla prossima. Grazie mille.